scrivere che cosa sono le scie chimiche, devo prima di tutto escludere quello che non sono. E cioè non stiamo parlando di vapore acqueo, cioè condensa che si formerebbe molto raramente e solo con determinate condizioni fisiche, e non stiamo parlando di inquinamento da combustibile. Le scie chimiche sono sostanze deliberatamente, intenzionalmente rilasciate nei nostri cieli perché formano scie persistenti, completamente artificiali, che formano nuvole che offuscano il cielo continuamente, quasi ogni giorno, anche quasi ogni notte. Che danni possono recare all'uomo e all'ambiente? Noi non lo sappiamo, è l'ARPAT che ci deve dire che cosa stanno facendo e soprattutto perché. L'ARPAT ha tutti gli strumenti e il mandato politico per fare analisi dell'acqua piovana, dei terreni, della neve, che in tantissime parti d'Italia e del mondo sono state effettuate anche da laboratori e scienziati indipendenti, hanno rilevato altissime quantità di metalli pesanti molto nocive alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Stiamo parlando di alluminio e di bario in particolare, e sono stati ritrovati anche batteri, virus e anche polimeri artificiali. Cosa sono i polimeri? Sono delle sostanze di natura molto sconosciuta che sono state ritrovate nelle ricadute dopo che sono passati molti aerei. Il comitato Stop Scie Firenze ha indetto una manifestazione davanti alla sede dell'ARPAT per avere alcune risposte sulle cosiddette scie chimiche. Buongiorno. Noi vorremmo sapere se si può parlare con qualcuno, perché abbiamo... perché noi abbiamo mandato un sacco di lettere qui a voi, se c'è qualcuno che è qualche responsabile o ci sarà un direttore. Buonasera. Noi abbiamo mandato un sacco di lettere, ecco, riguardo a questo problema. Non c'è mai stata data una risposta chiara, in tutto il mondo sta venendo fuori in maniera sempre più lampante. Noi abbiamo già fatto una conferenza 2 anni fa e ne stiamo facendo un'altra a ottobre con l'assessore all'ambiente, con il beneplacito anche di Renzi, gli ha detto sì, insomma. Però da voi non arriva mai una risposta, non si va mai a cercare cosa sono realmente, le risposte sono sempre molto vaghe, molto sufficienti. L'ARPAT ritiene che le emissioni prodotte dalla combustione del carburante degli aerei contengano di norma sostanze inquinanti, in analogia con quello che avviene nei motori a combustione sulla Terra. Secondo ARPAT, le scie chimiche sono un problema reale? A seguito di una serie di esposti ricevuti l'anno scorso, alcuni dei nostri tecnici hanno fatto delle ricerche che sono soprattutto su documenti disponibili su internet di bibliografia, e il risultato di queste ricerche è stato messo sul nostro sito internet per la massima trasparenza, quindi le valutazioni tecniche sono contenute in quel documento. C'è da dire rispetto a questo problema che c'è anche la questione delle nostre competenze, cioè come agenzia non è che ci inventiamo le attività che possiamo svolgere, cioè la legge prevede espressamente il tipo di attività che noi possiamo svolgere, per dire si fa il monitoraggio della qualità dell'aria attraverso le centraline, si misura le emissioni delle industrie e così via dicendo, quindi questa è un'attività che in realtà non rientra nelle nostre competenze. Secondo lei qual è l'ente più giusto al quale i comitati dovrebbero rivolgersi? Francamente non saprei dire, nel senso che in parte è sicuramente l'ENAC, nel senso che l'ENAC è l'organo che regola il traffico aereo, quindi probabilmente una serie di informazioni sarebbero in grado più direttamente di fornirle. Dopodiché è una materia talmente, come dire, difficile da afferrare che non è che ci sono competenze specifiche o prescritte. Non so anche in altri paesi se questo tipo di valutazioni sono fatte o se ci sono organismi e competenze a farle. A seguito dell'incontro con il comitato oggi, ci sono state in particolar modo richieste una serie di cose. I nostri tecnici valuteranno la possibilità, e ci siamo impegnati a dare una risposta per iscritto nei prossimi giorni, valuteremo la possibilità di fare dei campionamenti di analisi di terreni e di acque piovane rispetto agli elementi che loro segnalano. Siete soddisfatti di questa iniziativa? Ma,